non ha Pomeriggio 5 parla dell'ex fidanzata, non è stata una storia finta. Raffaello Tonon a Pomeriggio 5 parla dell'ex fidanzata Rossana, la storia è stata vera. Quella tra Raffaello Tonon e Rossana è stata una storia vera, reale e passionale. A ribadirlo l'ex concorrente del Grande Fratello VIP a Pomeriggio 5, dove è stato chiamato a rispondere ad alcune accuse circa la veridicità di questa relazione amorosa. Il conduttore di Televendite ha ribadito a Barbara D'Urso di aver amato molto Rossana ma che per scelta comune ha deciso di tenere questo legame lontano dal mondo del gossip e dello showbiz. La relazione è durata ben 7 anni ma si è poi interrotta per alcune differenze caratteriali. L'amico di Luca Onestini ci ha però tenuto a precisare che non è stata una rottura feroce. Il distacco è avvenuto in maniera civile e cordiale. Non solo, Fuffi come lo ha ribattezzato l'extronista di Uomini e Donne prova ancora dei sentimenti forti per Rossana. Sentimenti legati al bene, alla stima e all'affetto. Le dichiarazioni su Rossana da Barbara D'Urso. Rossana dice la verità, siamo stati insieme per 7 anni ha confermato Raffaello Tonon nel salotto di Pomeriggio 5. La storia è stata fin da subito impegnativa, tanto che la giovane ha lasciato la campagna dove è nata e cresciuta per trasferirsi a Milano e iniziare una convivenza con Tonon. Dopo 7 anni i due hanno deciso di lasciarsi e la separazione è avvenuta in maniera pacifica. Non abbiamo chiuso con coltelli o mitra. Abbiamo chiuso con estrema tranquillità ha ribadito Raffaello. Io sono stato molto innamorato di Rossana anche se ho avuto momenti di grossa sofferenza legati a questa storia confidato Tonon. Ci siamo voluti molto bene e non abbiamo mai voluto pubblicizzare il nostro legame. È stata una scelta presa di comune accordo ha aggiunto. Raffaello Tonon vuole ancora bene a Rossana. Stimo Rossana e le voglio molto bene ha concluso Raffaello Tonon che ha così seccamente smentito di essere gay, come insinuato negli ultimi mesi dai più maligni. L'opinionista di Barbara D'Urso resta al momento single e in cerca dell'anima gemella.